Amici, un saluto da Jack Non è Max, l'intrattenitore che vi tiene per ore. Andiamo alla Hawkshalk Arena per affrontare la Spagna dopo una bella vittoria 2-0 contro l'Albania. Una vittoria comunque non proprio estremamente facile. Giochiamo alla sera alle 21 contro la Spagna. Vediamo dunque come andrà la partita. Ovviamente possiamo ancora. I giocatori si sono ripresi tutti, allora possiamo andare in campo tranquilli con il nostro team di default. Ok, Aufschalke. Match che potrebbe regalare il pass per il turno successivo in caso di buone notizie nell'altro match del girone, giornata che si preannuncia davvero tutta da vivere con noi. Ma speriamo. Sfida tutta da seguire qui su EA Sports, ancora un po' di Il nostro pazienza e allenatore, si va. grande. Niente inni, non so perché non li fanno più, nello scorso gioco Immagini che c'erano. giungono Era dalla così bello tribuna sentire della gli inni quella Hawkshalk, partita, devi che riscaldava proprio. avvertire l'impianto che ospitò il primo successo di José Mourinho in Champions, lo ricorderete, col Porto in finale contro il Monaco 2004. Amici appassionati di grande calcio, ben ritrovati da Piero Gimbardo e Lele Adani. Può essere una partita Ah, davvero ricca di grande, emozioni forti. grandissimi, Prosegue stanno l'ormai facendo futuro di bene. questo europeo, per entrambe il secondo impegno della Infiltrante fase a girone. Le e squadre sono a caccia dei 3 punti vai. e No, puntano non ci ad fanno aumentare passare le l'Inter, proprie vai. speranze di qualificazione. Si Non gioca tra proprio Spagna e correttissima, Italia. è La valido, situazione non quindi è delle nulla da migliori. fare. Il rischio di andare fuori è Vediamo un po' come va. altissimo. Devono, a mio modo di vedere, solo Vediamo un po' pensare come a va fare la il risultato. situazione. Poi a quel Ecco qua, punto Chiesa, dovranno invocare Chiesa. l'aiuto della Dai, Dybala Chiesa, per proseguire il su. loro cammino europeo. Spagna che si schiera così dall'inizio. In difesa Carvajal con Gaia a presidiare le corsie laterali. Michel Merino Sassone insieme a Rodri nella zona centrale del campo. In avanti, occhi puntati su Morata, schierato come unica. Va bene, sarà interessante L'Italia che affrontare la manda in campo Spagna, questa formazione. Gigio un team che Donnarumma probabilmente non è al dentro. massimo delle Barella sue insieme a forze, però Jorginho a la centrocampo. Spagna è sempre la Leva sulla Spagna come punta, va avversario. davanti a reggere tutto il peso della Carvajal, partita. facciamo un cross? La legge Niente, ho bene, sbagliato, intercetta avrei in dovuto tirarla, traversone. ma a volte questi cross così funzionano benissimo. Ci siamo ancora. Vai, Possono passare faccio di avanti. precisione, ma non Respinta, basta. ma il pallone è ancora buono. Ho fatto R1 più cerchio che fa il tiro di precisione. Azione che prosegue. E vediamo dunque, Portiere Merino contro il sull'indiscutibile occasione Jorginho, precedente. Ha negato un gol che sembrava già numero fatto. Una 7. situazione che resta in perfetto equilibrio. Ops. Eh sì, parata sicuramente straordinaria la sua. E adesso sono in possesso di palla. Ah, le bastioni che ci salvano, che bastione difensivo, Non volevo fare neanche una battuta, ma è vero. Ok, Raspadori, guardate come scatta bene. Occhio all'accelerazione, che occasione! Palla laterale, si Gol! aprono dunque le marcature. Bellissimo. Piazzata bene, eh. Raspadori number one, E qui però. Anch'io possiamo la vedere l'azione maglia, di gol, una ripartenza da eh. manuale, una conclusione potente che si è infilata alle spalle del portiere, non poteva fare molto, da quella distanza. Anche se la mia è quella di Francesco Totti. Di numero 10, beh, visto, numero 10, ci sta, numero 10. Ha perfettamente senso. Grandissimo, Raspadori. Si torna a giocare, una lunghezza da recuperare per la Spagna, ma c'è tempo. Fabián Ruiz appoggia su Dani Olmo. Passaggio Siamo. intercettato. Ok, Chiesa, beh, grande Chiesa, ma Aperi. vedete che lo falcio, non vogliono che Chiesa Ha tiri. Ci perso palla dopo essersi involato verso la porta. siamo. Marco Asensio. Palla col contagiri. Che Conclusione che tiro. finisce di poco sul Beh, fondo. comunque la Nuovo Morata, Spagna ma dopo la distanza appoggiano, non no? sta qui a guardare. Frattesi. L'Italia perde palla. Perfetto. Vediamo Olmo cosa Fabian. combina. Scelgono il fraseggio, forse dovrebbero alzare un po' il ritmo se vogliono trovare il Ma pari. perché tiene le mani dietro la schiena? Non Pace capisco. qui, l'intervento Aveva le di mani dietro la Rodri. schiena il nostro difensore, non so perché. Occhio a Zaniolo. Attaccano con più elementi. Urca! Sicuro qui Scappa, il scappa. portiere. Insomma, Spagna che c'è, dopo un gol Numeri subito si sono inequivocabili e già risvegliati dimostrano il bene. dominio Anche se totale della terreno Spagna sempre povero nel Chiesa possesso tutte palla le nell'ultimo quarto d'ora. Lo sforzo è massimo per arrivare al pareggio e se lo volte. Non ce meriterebbero la dopo questa fa, non è vantaggio. Vedremo se loro dilettante sforzi che verranno fai il premiati dopo cross, il gol. ti superano i difensori, ciao ciao, magari.
Rodri. Non ci sarebbe neanche gusto, vero? Non ci sarebbe neanche gusto. Avanza sulla tre quarti. Attenzione, errore! Vai, contropiede, dai. È il nostro momento, ragazzi. Push offensivo, così cerchiamo di attaccare noi. Rodri. Niente da fare. Michel Merino. Perfetto. Rimango. Barella. Ma come ha fatto a fregarmela dal piede? Pulito l'intervento. Pulitissimo. Chiesa, deve passare da qua. Raspadori. Ops. Rimetto equilibrato. Non posso permettermelo adesso. Compagno. Offensivo. Però come già detto, non sono qua per cercare di mantenere il risultato. Sono qua per fare meglio. Ok, bravi. Allontana, spazza il hanno certi giocatori nella Spagna che stanno da fare. Comunque gli azzurri sono davanti, è la cosa più importante, se immaginare. Poi vedremo l'altra partita, in realtà si è già tenuta, strano. Comincia il secondo tempo, però, l'Italia avanti di una rete. Si è già tenuta e così sappiamo che la Croazia va via nell'uno contro ha perso con l'Albania. Però avrà battuto la Spagna, quindi un girone misterioso, ma se vinciamo noi dovrebbe essere un ottimo risultato. Perché comunque è un ottimo risultato vincere due partite di fila. Buono il pallone. Comunque anche nel caso peggiore, penso che con 6 punti saremmo almeno fra le migliori tre, cioè fra le migliori terze. Azione che può diventare pericolosa, occhio. Conclusione respinta. Cerchiamo di vincere, dai. Palla buttata via. La Spagna, certo che un'altra sconfitta sarebbe gravissima. Asensio! Iniziativa sventata dal portiere. Perfetto. Lo combino. Grande tackle difensivo. Ma non riesco a toglierla. Grande recupero. Rischio. E ce l'hanno ancora loro, pazzesco, stanno giocando benissimo. Grande Spagna, comunque io me ne approfitto un attimo di questo momento di calma per dire che se volete supportarmi potete farlo con un like al video, è un piccolo gesto, un grandissimo contributo, quindi grazie che me lo faccia. E comunque c'è un sacco di progetti non solo calcistici sul canale, ma tanto retro gaming, principalmente anche a base di calcio, perché mi piace tantissimo. Frattesi. Trato pulito, Gaia ha preso il pallone. Prosegue spedito ancora. Perfetto. Ottima sicura difensiva. Raspadori. Ma Frattesi fantastico. Zaniolo. Frattesi. Vai. Raspadori. Qua faccio la strategia alla FIFA. Cross. Tiro di testa. E la para. Pazzesco. Frattesi di nuovo. E KO. Ci mettiamo Locatelli. Avrebbero preso gol da quella distanza. Vediamo che si stanca sempre Frattesi. Sostituzione della Spagna. Anche nostra. Ok, qua. Proviamola così. Va direttamente in area. Ci siamo, ma non basta. No, beh, la Spagna resiste bene. Ferran Torres. Non ce la vogliono dare sta vittoria facile. Assolutamente. Un altro gol ci tranquillizzeremo, ma un altro match che nessuno vuole perdersi in arrivo. Vabbè, certo, il 24 giugno Italia Croazia, come in realtà. Urca! Donnarumma si è salvato. Mettiamo Scamacca per Raspadori. Per me ci può stare. L'Italia manca quella punta con valutazione 85 più che tipo ciao, non puoi toglierlo. Tiro respinto. Ti manca, perciò mancando sostituirli tutti. Mettiamo Darmian per Di Marco, va bene, proviamolo, non è la sua fascia, ma decide così il mister. Quanti cambi che stiamo facendo, ci stanno stancando. L'ultimo quarto d'ora resistiamo, Zuri, resistiamo. Eccolo Darmian. Ha fatto un errore, fra l'altro, che erroraccio, via. Vai via da qua. Vai via, spussa via, dai. Grande tempestività di questo intervento. Chiesa, Scamacca. Manca ancora un po'. Zaniolo. Buono, gli va addosso. Mossa non geniale, però. Intanto. Gli azzurri già ci fanno sognare. Perso il possesso dalla rocca. Ok.
Comunque ripeto, è accessibile e gratuita per tutti i possessori di FC24 questa modalità, quindi potete giocarvela anche per voi, non dovete per forza aspettare solo i miei video, ma giocatevelo anche voi, Intervento in una vi zona divertite, ve le pericolosa. vincete per conto vostro, io ci arriverò un giorno alla volta a giocare la partita, ma poi ho detto non prometto vittorie, non prometto mai vittorie, ma questa Siamo entrati proprio. nel finale del match con gli azzurri avanti, ma ovviamente So già che su hanno FC bisogno di mantenere alta la gli concentrazione. errori ne Non è faccio tanti, facile a livello conservare un difensivo più risultato che così altro scontato. sulle mie Via, ottimo Ale. carenze. Per mettere la vittoria in cassaforte è normale che occupi del fondo qui, eh? Dice di no qui il portiere. Leandro, di nuovo. Hanno a disposizione il calcio largo, devono sfruttarlo se vogliono il pari. Facciamo la difensiva, non mi piace fare la difensiva Fatto il però. cross in mezzo. Grande Bravissimo il Donnarumma. portiere sul tiro dell'attaccante. Non riesco a toglierla dalla Rodri. difesa ogni volta, è sempre così. Grande Donnarumma ci ha salvato. Decisivo quel Sempre lui, eh. portiere sul Questa perfetto partita la palleggio. Spagna Intervento non ha avuto complicato dei perché il meriti, punto eh. qui, avrebbero preso gol. Lui no. A parte essere un po' scorretta, ma vabbè, nulla di così grave. Visto che non gli hanno Altri neanche sanzionato un 120 tiro. secondi da giocare. Zaniolo, Lo Zaniolo. lascia sul posto qui. Pallone in mezzo verso Vai, Chiesa. di testa, niente da Allontana e fare. fa respirare Chiesa la sarà anche difesa. stanco. Possono allungare e chiuderla se sfruttano questo corner. Ok. Palla messa in mezzo. Urca. Corner Nostra, è vivo, nostra! tutto vivo Ah, della che brutta difesa. zappata però. Va Così bene può così. bastare, Va bene, esultano gli non è una bella azzurri vittoria. per questa vittoria. Una vittoria conquistata con le unghie, lottando su ogni pallone, contro una squadra avversaria che ha dato filo da torcere per. No, ma sono abbastanza soddisfatto, ma non è così eccezionale. Comunque, il gioco è generoso nei voti. Ho visto già un 8 o 9. Vabbè, Donnarumma per forza 8 o 9. Non dai. No, 7-9. Ma non avevo letto 8-9 da qualche parte, squadra. 7-9, Raspadori 8-9. Raspadori, ragazzi, ci ha portato la vittoria. Quindi, vediamo un po'. Interessante il gruppo, eh. Interessante. Come già detto, ne posto una al giorno, quindi in questo momento le mie premiere per il periodo finché dura questa cosa, europei, la portiamo avanti così. Chiesa però, è vero, non abbiamo 85 più, ma Chiesa è 84, va comunque bene. E va bene, dunque, classifica. Vediamo un po' se ci sono novità, se hanno già giocato il gruppo A, immagino di sì. Certo, Germania qualificata, Ungheria seconda, la Svizzera a 3 punti, a sperare di essere una migliore terza. Va bene, andiamo avanti la prossima volta e affrontiamo la Croazia. Vi saluto, vi auguro una buonissima giornata. Ciao da Jack Leone e Max, un saluto e un abbraccio. Domani mi vedrete con Final Fantasy VII in live alla mattina. Ciao!